incendio spesso la priorità è quella di salvare vite umane. Adesso un'invenzione tutta italiana permette di individuare persone anche attraverso le fiamme. Olimpia Mignosi. Tra le fiamme che hanno distrutto la città della scienza, nessuno per fortuna è rimasto intrappolato, ma i vigili del fuoco e le squadre di soccorso si ritrovano spesso alle prese con roghi fatali. Le termocamere infrarossi a loro disposizione consentono di individuare chi è nascosto tra le coltri di fumo, ma in presenza di fiamme la tecnologia attuale non aiuta a vedere chi è bloccato al di là del fuoco. Lo scenario presto però potrebbe cambiare, a questo stanno lavorando i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Firenze e Napoli, che hanno messo a punto una tecnica pionieristica. Noi illuminiamo con un fascio laser nell'infrarosso la scena interessata e poi registriamo con una termocamera senza l'utilizzo di un obiettivo la sovrapposizione tra la luce rimandata indietro dalla scena e un opportuno fascio di riferimento. Le informazioni ottenute con la termocamera danno vita all'ologramma digitale che viene elaborato fino a ottenere l'immagine della persona con la termocamera, perché quando si accende la fiamma quello che succede oltre non si vede più. Questo invece è quello che si vede in olografia con questa nuova tecnica. Che la fiamma sia accesa o meno non cambia niente, si riesce comunque a vedere quello che sta dietro. E se questo è solo un prototipo, la speranza è che in futuro si realizzino dispositivi portatili e maneggevoli da impiegare in situazioni estreme. È chiaro che questa è solo una primissima realizzazione di laboratorio che dimostra una possibilità, poi ovviamente ci sarà tutta la fase di sviluppo che prende tempi, come sappiamo, tipicamente lunghi, quindi anche di anni per arrivare poi a un qualcosa di effettivamente utilizzabile.